Allora, quello che mi piace del programma che ho visto di Cristiana e di tutta la coalizione è mettere al centro il cittadino, è mettere al centro le esigenze e chi ogni giorno si alza, deve andare a lavorare, deve portare i figli a scuola, deve vivere in una complessità enorme, perché Monfalcone, come ha detto prima la nostra candidata, è una piccola città ma ha delle complessità da grande metropoli. Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli a Monfalcone tira la volata a Cristiana Morsolin, sostenuta dalla coalizione di centro-sinistra, 5 Stelle compresi. Per l'appuntamento del 12 giugno, infatti, i partiti dello schieramento hanno raggiunto un accordo che, a giudizio del ministro, è auspicabile a vari livelli amministrativi. Al gazebo, in Piazza della Repubblica, Patuanelli e Morsolin hanno dialogato principalmente dei problemi quotidiani dei cittadini, trattati nel corso di tutta la campagna elettorale che la candidata a sindaco giudica in modo molto positivo. È stata una campagna entusiasmante, è stato bellissimo perché abbiamo costruito una comunità di persone, di uomini e donne competenti, entusiaste, che hanno voglia di fare. E abbiamo dei progetti concreti, il nostro punto principale è creare per Monfalcone un futuro di diversificazione economica, produttiva, lavorativa, mettere al centro i temi del lavoro che sono stati dimenticati per 6 anni, le problematiche dei cittadini, il tema delle bollette, ne abbiamo discusso anche stamattina col ministro Patuanelli, e abbiamo una visione che sia coerente anche con uno sviluppo ambientale. La semplificazione delle soluzioni è la risposta sempre sbagliata. Bravo. La risposta sbagliata è semplificare tutto dicendo bianco o nero. La realtà è fatta di tante scale di grigi, bisogna saperle interpretare e declinare quel grigio in un arcobaleno che vada nella direzione delle esigenze di questa città, di questa comunità.